Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme una squisita pizza con cornicione ripieno. Non partiremo dall'impasto, in quanto andrò ad utilizzare l'impasto della pizza margherita che abbiamo fatto insieme tempo fa e per questo vi rimanderò al link. Per quanto invece riguarda il ripieno, andrò ad utilizzare degli ingredienti che a me piacciono molto, ma voi in alternativa potrete dare libero spazio alla vostra fantasia. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per realizzare la nostra pizza avremo bisogno per prima cosa dell'impasto. Questo è l'impasto della pizza margherita che abbiamo preparato insieme, per cui vi rimanderò al link. Condimenti: salsa di pomodoro condita con olio, sale e una spolveratina di pepe. Per il cornicione che andremo a riempire, andrò ad utilizzare tonno sgocciolato, peperone, cipolla e provola affumicata a dadini che andrò ad aggiungere all'ultimo momento. Sulla salsa di pomodoro andrò a mettere provola affumicata e peperone. Iniziamo la lavorazione andando a prendere l'impasto, vedete ben lievitato, è veramente un impasto magnifico e con le mani vado ad allargarlo. Abbiamo ottenuto un bel diametro, vedete? Sarà oltre 45 centimetri di diametro. Adesso vado ad aggiungere alla ciotolina del tonno, cipolla e peperone la provola a dadini. E vado a mescolare il tutto. Ora che tutto è ben condito, vado a mettere così il condimento lungo i bordi della mia pizza. Lo distribuisco così al meglio. Ed ora molto semplicemente vado a chiudere la mia cornice. Faccio pressione per sigillare l'impasto in questo modo. Ora ho trasferito la pizza su un foglio di carta da forno. Vedete, il cornicione è ben saldato. Vado così ad aggiungere la passata di pomodoro. È davvero semplice da fare. Ora prendo una griglia, faccio scivolare la pizza direttamente sulla griglia in questo modo e me la porto in forno prima di aggiungere peperoni e formaggio a 250 gradi per 6-7 minuti. Ecco la pizza appena uscita dal forno, adesso andiamo ad aggiungere il formaggio in questo modo, così. E
e peperone. E andiamo ancora in forno per 4-5 minuti. Eccola qui, la nostra pizza gourmet, come la chiamo io, appena uscita dal forno. Ora andrò a metterla immediatamente su un piatto da portata. La pizza è pronta per essere portata in tavola. Adesso andrò a sezionarla in questo modo. Sentite la croccantezza. Vorrei che fosse qui per sentirne il profumo. Eccola qui, invita davvero all'assaggio. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questa pizza gourmet sia stata di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like. E come di consueto, io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come sempre ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita!